Riconfermati 4 sindaci su 5. A Casalza Ligure vince Giovanni Stagnaro, a Orero Mino Gnecco, a Portofino e Favale di Malboro Matteo Viaccave e Ubaldo Crino, 11 candidati in corsa, ancora una volta eletti primi cittadini. A Bogliasco cambia sindaco ma non la coalizione, nuovamente sindaco infatti Luca Pastorino. Ringrazio i cittadini di Casalza perché hanno apprezzato questo lavoro che abbiamo fatto in questi 5 anni. Io ho sempre fatto il sindaco di tutti, la nostra lista si chiama Casalza di tutti e continuerò così anche nei prossimi 5 anni, cercando di considerare tutte le esigenze, perché prima il cittadino, prima la persona non è solo un motto ma è il nostro modo di amministrare. Ringrazio tutti coloro che ci hanno votato e ringrazio anche coloro che ci hanno messo la faccia in questa campagna elettorale. Viva Casalza, viva la democrazia e andremo avanti così. Grazie a tutti. Giovanni Stagnaro, sostenuto dalla lista Casalza e di tutti, si riconferma sindaco di Casalza Ligure con oltre il 62% delle preferenze, mentre Germana Perego con la lista Prospettiva Civica per Casalza al 31% e Giorgio Firenze della Lega al 6%. Luca Pastorino, il nuovo sindaco di Bogliasco, sostenuto dalla lista Insieme per Bogliasco, ha ottenuto il 55,70% dei voti contro il 44,30% di Guido Guelfo, che era appoggiato dalla lista per Bogliasco. A Portofino è stato riconfermato Matteo Viaccava, unico candidato in lista che ha raccolto 241 voti. Le schede bianche sono state 6, altrettante le nulle. A Favale di Malboro riconferma anche per Ubaldo Crino, il sindaco uscente, unico candidato in corsa, ha ottenuto 222 voti validi, mentre le schede nulle sono state 4 e le bianche 8. Mino Gnecco si riconferma sindaco di Orero con la lista Vivere Orero, ha raccolto il 92,95% dei voti, mentre Iole Bacigalupo, sostenuta dalla lista Insieme per Orero, si è fermata al 7,05%. Sintetizzando, direi che le forze politiche si sono schierate tutte contro di noi, ma a nostro favore abbiamo avuto i casalzesi e questo è ciò che conta. E sono molto contento per il sindaco Stagnaro, per tutta l'amministrazione comunale di cui mi onoro di far parte come consigliere. È un risultato che premia il lavoro di questi anni, l'impegno, l'abnegazione, il sacrificio e anche la grande crescita che sul piano personale il sindaco Stagnaro e la giunta hanno avuto sia in termini di conoscenze che in termini di relazioni. I casalzesi hanno apprezzato tutto questo e hanno ritenuto che meritasse questa amministrazione, in particolare il sindaco Stagnaro, di continuare e di concludere con il secondo mandato la realizzazione delle tante opere che hanno in programma. E naturalmente sono arrivati tanti finanziamenti, adesso bisognerà dare concretezza appunto a questo risultato. Personalmente sono molto contento perché io sono diventato sindaco nel 2009, contro tutte le previsioni, sono passati 12 anni, mi candido consigliere comunale e provo una enorme soddisfazione nel vedere che i casalzesi mi hanno comunque dato un riconoscimento enorme sul piano personale. Sono risultato ancora più votato e questo per me è un motivo di orgoglio, vuol dire che troppo male non ho fatto, mi sento un debito con loro e metterò tutto il mio impegno finché rivestirò questo ruolo e quello di consigliere regionale. ARPAL ha prolungato fino a domani l'allerta meteo sulla Liguria. Su Genova, Golfo Paradiso e entroterra l'allerta meteo sarà rossa fino alle 6 di domani mattina e poi gialla fino alle ore 15. Su tutto il Tiguglio e il suo entroterra allerta arancione fino alle 13 di domani e poi gialla fino alle 15. Sulla Val d'Aveto l'allerta sarà arancione fino alle 8 di domani e a seguire gialla fino alle 15. Oggi il maltempo ha colpito soprattutto l'entroterra di Savona, ma nelle prossime ore tutta la Liguria sarà interessata dal passaggio del fronte perturbato con rovesci, temporali e colpi di vento intensi. Anche il mare viene dato in aumento con la possibilità di mareggiate, specie in serata.
Dopo la comunicazione di AIFA e del Ministero della Salute, la Liguria si prepara a partire insieme alle ASL per offrire la co-somministrazione del vaccino anti-influenzale e anti-coronavirus ad alcune categorie di soggetti per le quali la vaccinazione anti-influenzale stagionale è raccomandata e gratuita. Lo dice il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, facendo il punto sulla campagna vaccinale che nell'ultima settimana ha raggiunto 5.280 liguri prenotatisi per la prima dose. Intanto oggi nessun caso di positività al coronavirus nel Tiguglio. All'ospedale di Sesse Levante i pazienti positivi sono sempre due. Nel territorio della ASL 4 infine le sorveglianze attive sono 128, mentre ieri erano 156. Il comune di Lavagna si oppone all'ordinanza del Consiglio di Stato e con un proprio atto conferma la gestione della raccolta della spazzatura all'associazione tra la ditta Aprica e Docs Lanterna. Con ordinanza cautelare emanata il 1 ottobre, infatti, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare del precedente gestore, Supereco, sospendendo la determina con cui gli uffici aggiudicavano l'appalto ad Aprica. Il sindaco Gianalberto Mangiante, sempre lo scorso 1 ottobre, ha emanato un'ordinanza in cui dice che questo provvedimento provocherebbe l'immediata interruzione di un servizio pubblico essenziale e che occorre emanare un provvedimento temporaneo, contingibile e urgente al fine di tutelare la salute pubblica. L'ordinanza dunque impone a tutti i soggetti interessati la prosecuzione del servizio con Aprica sino al 20 ottobre. I cittadini hanno potuto in questi giorni verificare la qualità del servizio a fronte delle condizioni indecenti in cui versava la città precedentemente, ha affermato il primo cittadino. Avevamo già sottolineato che i tempi tecnici dell'amministrazione comunale si era data per l'espletamento di una pratica così delicata erano troppo stretti per poter assicurare il normale e corretto iter procedurale, dicono Guido Stefani e Aurora Pittau, consiglieri comunali di minoranza di Officina Lavagnese. Oggi corriamo il rischio che, nel caso di annullamento del provvedimento, debba essere rifatta la gara di appalto. Deve restare chiuso per 15 giorni il covo di Nord-Est a Santa Margherita Ligure. Il provvedimento del questore di Genova di sospensione della licenza di somministrazione di cibi e bevande è stato notificato dai carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure. Il provvedimento è motivato da due episodi. Ci sono tre violazioni delle norme per aver somministrato alcol a minorenni, segnalati dai militari lo scorso luglio, e la ricostruzione, fatta dalla polizia, di quanto avvenuto lo scorso 2 settembre, quando attorno alle 3 di notte, all'interno del locale San Margheritese, si è generata una rissa che ha coinvolto decine di clienti che si sono affrontati a calci e pugni utilizzando anche tavoli e bottiglie prelevati dall'interno. Due giovani hanno subito lesioni giudicate guaribili in 14 e 21 giorni, ma il personale del covo di Nord-Est, secondo gli inquirenti, avrebbe deliberatamente evitato di chiamare le forze dell'ordine e le assistenze pubbliche, invitando i clienti a non chiamare nessuno e accompagnando con le auto private qualcuno all'ospedale San Martino di Genova. In questo spostamento due volte un'auto è stata inseguita da altri mezzi, i cui occupanti hanno pronunciato anche minacce verso i passeggeri. Nuovi provvedimenti vengono messi in atto dal comune di Sestri Levante per sostenere i cittadini in difficoltà. Sino al 22 ottobre saranno attivi due nuovi bandi per la concessione di contributi economici per il pagamento delle spese abitative e per il pagamento della Tari per gli anni 2020-2021. Il finanziamento complessivo ammonta a 170.000 euro, di cui 100.000 destinati al bando per il pagamento delle spese abitative e 70.000 euro per il bando per l'accesso ai contributi economici per il pagamento della Tari. Quest'ultima è rivolta alle famiglie che si trovino in difficoltà di morosità relativamente al pagamento dell'imposta 2020 oppure a sostegno del saldo della Tari per il 2021. Il modello di domanda di ciascun bando è scaricabile dal sito internet del Comune di Sesse Levante oppure è ritirabile in formato cartaceo presso l'ufficio relazioni con il pubblico al piano terra del municipio di Piazza Matteotti o presso gli uffici del servizio alla persona al piano terra della sede di Piazza della Repubblica, sempre a Sestri.
I carabinieri della compagnia di Sestri Levante, a conclusione di accertamenti, hanno denunciato all'autorità giudiziaria una donna di 60 anni, con pregiudizi di polizia, per il reato di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti. I militari della caserma di Via Val di Canepa, infatti, dopo una perquisizione nel suo domicilio, hanno trovato e sequestrato 3 piante di marijuana. Io vorrei prima di tutto ringraziare il Leudo, il presidente attuale, il presidente onorario, col quale mi lega un'antica amicizia. Ho chiesto, ma non mi è stato risposto, come hanno potuto individuare in me il dono dell'anno, no? Effettivamente con tutti i doni che ci sono sul territorio. E comunque le ringrazio. Ma io voglio ricordare un nome speciale, è Bruno Di Nardi, che ha collaborato tantissimo con tutte le scuole della Fonte Madonna, con le scuole della Scuola di Scienze Levante, con Leudo. È stato veramente un personaggio che io posso qualificare il re dei nonni. No? Aveva iniziato a Calvary, nella scuola di Calvary, tanti tanti anni fa. Ha sempre tenuto a dire che sono stato io a introdurlo nella Fontana Buona. Ed è vero, quando ancora c'era la comunità montana, aveva lui organizzato un concorso di poesia ad Avegno, nella Valle di Uscio. In quell'occasione ci eravamo conosciuti, ci siamo trovati coetanei, abbiamo trovato che avevamo le stesse idee, e quindi siamo andati avanti con una grande amicizia fino a che il destino se l'è portato via. Vorrei aggiungere una frase che mi ricorda gli anni scolastici, quando la madre dei Gracchi aveva detto: questi sono i miei gioielli sono qui, alla mia destra, no? Mio figlio Ambros, Silvana, mia figlia, i miei nipoti Arianna, Mattia, Alice, Corrado. Bene, un applauso anche a loro. Uno dei nonni dell'anno del 2021 è Renato Lagomarsino, un uomo, una voce, uno spirito della Val Fontana Buona. Sì, sono nato in Fontana Buona, a Calvary, non ho mai abbandonato il paese, la valle, ho fatto il pendolare per 32-33 anni, sacrificandomi, però accrescendo quell'affetto, quell'amore che ho sempre avuto per la Valata, e cercando di realizzare qualche iniziativa che penso abbia portato qualche utilità soprattutto ai giovani. Dimmi Renato, e ci diamo del tu perché ci conosciamo da parecchio tempo, ecco, cosa ne pensi di queste manifestazioni qui che collegano quelli che hanno tante primavere con quelli che stanno ancora vivendo, che stanno crescendo? È una iniziativa meritoria, che anzi è difficile oggi collegare le due generazioni, quella dei nonni con quella dei nipoti, ma direi che proprio queste occasioni sono utili a realizzare questo rapporto che io ho cercato sempre di mantenere, tant'è vero che ho voluto chiedere ai miei nipoti di venire lì, mi hanno fatto la sorpresa di trovarsi qui a Sestri Levante, proprio perché ho sempre cercato di trasferire a loro quello che è il mio modo di pensare, di sentire, e soprattutto l'affetto per la terra dove sono nato. Territorio di Sestri sa esprimere molte risorse, e una di queste è Nicola Gandolfo, ex presidente ma nonché nonno dell'anno. Contento, Nico? Grazie Anto, sì, sono molto contento, anche se come
come ho detto in precedenza, come ho avuto modo di dirti, penso che ci fosse qualcheduno che se lo meritava più di me, però ha fatto molto piacere questa scelta che ha fatto Leudo. Sono contento anche perché adesso ho un po' più di tempo, mi dedico con molto amore alle mie nipotine, oltre che quando posso al territorio e al mio tempo libero, ecco. Insegnare ai giovani a amare il territorio, cosa vuol dire, Nico? E ad esempio portarli per funghi, portarli nel bosco, magari se non trovi funghi hai comunque modo di fargli vivere il bosco con tutte le sue caratteristiche, a cominciare flora, fauna, quindi mi pregio di queste conoscenze che ho per cercare di trasmetterle anche a loro. E devo dire che per la verità sono molto molto interessate a tutto quello che succede in natura e più in particolare nell'agricoltura, nell'entroterra, e a cominciare dalla raccolta delle olive. Quest'anno purtroppo non ce ne sono, però vengono molto volentieri a raccogliere le olive. Poi mi tocca naturalmente riparare i danni, però insomma le porto volentieri anche a fare quel mestiere. Quanto è importante questo congiungimento tra la persona anziana e la persona giovane che il Leudo da 30 anni sta portando avanti? E beh, molto molto importante e significativo, soprattutto anche perché tu me lo insegni con i tuoi nipotini, ecco, prima ancora che te lo dica io. Però detto questo, purtroppo i giovani hanno davanti un mondo che è sempre più difficile da vivere, ecco, voglio dire, con mille, non solo i debiti che avremo da pagare, ma anche mille aspettative che loro hanno, che si troveranno in qualche modo a dover contendere ogni giorno, lottare, soprattutto su una società civile che ha lasciato molto a desiderare ultimamente in termini di accoglienza, in termini di onestà, in termini di conoscenze e soprattutto in termini di solidarietà per quello che riguarda, quindi un mondo difficile per cui hanno bisogno, ecco, senza avere presunzioni, di essere in qualche modo seguiti e cercare di insegnare loro tutto quello che è possibile di bene insegnargli. Quale cacciatore di nonni, così mi sono stato chiamato, ho cercato nello stivale e ho trovato Emilio Padovani. Ecco, chi è Emilio Padovani? Allora, Emilio Padovani è un cittadino di Imola e lavoravo in ospedale, però diciamo che dopo il film Jurassic Park sono stato colto da una fantasia visiva e creativa e mi sono messo a costruire dinosauri in particolar modo. 1, 2, 3, poi ho deciso di costruire un parco di famiglia, una cosa di famiglia, e sempre più grandi, anche del peso da 100 quintali, come una corriera, e dal brontosauro allo stegosauro all'ittiosauro, che è un dinosauro d'acqua. Poi alcuni gli ho dato anche nome di fantasia, uno si chiama Cuore, un altro si chiama Rino Bruco, un altro si chiama come la mia nipotina Eleonora, e lui si chiama Eleonorus. Oppure il dinosauro che rassomiglia a me, che io mi chiamo Emilio e lui si chiama Lemilius, e così insomma questa è la... Ecco, i musei hanno la paura che gli rubino sempre qualcosa, di certo il suo grande parco non ha questi problemi, non le rubano niente a nessuno, vero Emilio? No, non credo in assoluto, non è mai successo, ecco, e magari me li chiedono, ma io per adesso non sono maturo da poterli vendere, e ne presto a dei negozi, a dei bar che le tengono in esposizione, ma per un periodo, ecco, ma no, non vendo. Perché... Ma sono dinosauri piccoli, non quelli grossi, perché è difficile spostare. Diciamo, a volte sposto anche dei dinosauri grandi, oppure in particolar modo Imola ha un evento che si chiama il Carnevale dei Fanteveicoli, dove io ho partecipato diverse volte con la macchina dei Flintstone, che pesa 10 quintali, è fatta come una macchina tutta di sasso, oppure col drago, il drago Emilio, che anche quello è 20 quintali, molto bello, particolare. Diciamo che tutte queste, chiamiamole opere, si possono vedere in internet scrivendo dinosauri di sasso. Felice della giornata di oggi? Una meraviglia, difatti mi sono fatto cogliere dall'emozione. San Pier di Canne, una nuova area dedicata allo sport all'aperto. Riqualificazione fronte mare.
scolmatore acque meteoriche in Corso Colombo. Il pane non si spreca. È stata inaugurata la terza area dedicata allo sport all'aria aperta in piazza Salvo d'Acquisto, nel quartiere di San Pier di Canne. Uno spazio pubblico realizzato soprattutto per i giovani, dove potranno svolgere attività fisica e sport. Sono terminati i lavori per un costo totale di 34.700 euro. Sono stati installati diversi attrezzi per il corpo libero, tra cui due stazioni a parallele e una panca piana, oltre ad una pavimentazione antitrauma. Ma la grande novità, unica in tutta la città, è la collocazione di un tavolo da ping pong fisso specifico per l'utilizzo all'aperto. Un'idea che nasce con l'obiettivo di valorizzare la cultura dello sport. L'amministrazione comunale, con l'approvazione in giunta del progetto di fattibilità tecnico-economica, prevede la totale riqualificazione del fronte mare per un costo totale di circa 300.000 euro. Tre sono gli interventi. Il primo prevede un nuovo parcheggio in largo Ravenna, gratuito, e una aiuola lungo il marciapiede presente sul lato ovest dell'Istituto Gianelli. Il secondo si sviluppa dall'inizio di Corso Colombo e via Jacopo Rocca, dove verrà realizzata una nuova aiuola attigua all'attuale pista ciclabile, che ospiterà 44 nuove alberature. Verrà inoltre implementata anche l'illuminazione con nuovi pali a LED e creato uno spartitraffico verde tra l'inizio di Corso Colombo e la rotonda di Largo Ravenna. Infine verrà spostato il percorso ciclabile Le Vie dell'Acqua, attualmente presente sul marciapiede lato nord di Viale Tito Groppo, sulla sede stradale al posto degli attuali parcheggi, con la relativa riqualificazione e ampliamento del marciapiede attiguo e nuove aree verdi. Sono in stato di avanzamento i lavori previsti per la realizzazione dello scolmatore delle acque meteoriche in Largo Ravenna. Un intervento importante per un totale di circa 378.000 euro, necessario per la mitigazione del rischio idraulico e per scongiurare il rischio allagamenti nel centro storico. È stata posata all'interno della banchina del porto una struttura in cemento armato lunga 4 metri ed installata ad una profondità di 2, che avrà la funzione di raccogliere le acque provenienti dal canale primario di Corso Colombo. Il collettore permetterà di alleggerire il carico complessivo sostenuto dalla rete e garantire uno smaltimento a mare maggiormente efficiente. Il prossimo step riguarderà la creazione di un funzionale bypass tra i due canali, quello di Corso Colombo e quello di Corso Garibaldi. Si tratta di un collegamento necessario per evitare squilibri tra le due portate dei condotti. L'intervento consentirà di ridurre sensibilmente le criticità durante eventi meteo intensi e di regimare le acque di circa 34 ettari di terreno. Dopo lo stop imposto dall'emergenza sanitaria, riprende l'iniziativa del Comune di Chiavari Il pane non si spreca, che si pone l'obiettivo di ridurre lo spreco dei beni alimentari e fornire generi di prima necessità alle famiglie in difficoltà. È prevista la raccolta degli alimenti da parte dei volontari ogni sabato mattina entro le ore 7, direttamente presso i panifici aderenti, mentre nei locali di Viale Tappani, dei Frati Cappuccini, si procederà con la distribuzione alle famiglie che ne fanno richiesta.